Prima di cominciare con il video, devo precisare che questo è un inibitore di corrosione marca ProLine, ma ce ne sono anche di altri modelli, altre marche, insomma, come Sentinel, MyChem, più ne hai più ne metti. Quindi io non sto qua a fare pubblicità, questo è un mio parere personale, quindi cominciamo con il video. Ciao raga, in questo video vorrei parlarvi di questo prodotto che è un inibitore di corrosione. Allora, praticamente se magari hai i termi freddi, se i termi sono rumorosi perché si sente l'acqua come circola, se c'è tanta aria nell'impianto e magari una volta a settimana o ogni 2 giorni deve andare là a sfiatare i termi. Se i termi non scaldano bene, se magari si scaldano i primi 2 o 3 termi, però gli altri in fondo, che ne so, l'ultimo termo in fondo non scalda bene, allora questo potrebbe essere un prodotto che può aiutare l'impianto di casa tua. Cosa fa un inibitore di corrosione? Allora, innanzitutto questo prodotto si può mettere su tutti gli impianti che se è un impianto a pavimento, se è un impianto radiante, se è un impianto con termosifoni in alluminio, in ghisa, questo prodotto marca ProLine, può essere messo su tutti gli impianti, che esistono oggi. Cosa fa un inibitore di, corrosione? Praticamente, copre la molecola dell'acqua, cioè si mescola con la molecola dell'acqua e quando viene tra virgolette demolita, ok? Perché se noi abbiamo un impianto a casa fatto, che ne so, coi tubi che vanno su e giù, magari su una casa piano terra e primo piano, quando l'acqua va a circolare sull'impianto e fa tutto un giro, la molecola dell'acqua si spacca e diventa 2 gas, idrogeno e ossigeno. Questo gas poi dopo viene tirato fuori dall'impianto da una valvola jolly che è presente sulla caldaia o sull'impianto. Avevo fatto un video di come funziona una valvola jolly, una valvola degassatrice, perché non tira fuori solo l'aria, ma tira fuori anche questi 2 gas che è idrogeno e ossigeno, ok? E praticamente l'impianto si scarica, ok? Lo trovi che è scarico di pressione, non trovi nessuna perdita da nessuna parte. Però lo trovi l'impianto che piano piano va giù di pressione e devi ricaricarlo. Uno dei problemi potrebbe essere questo, che la molecola di acqua si spacca e diventa 2 gas e viene tirata fuori da questa valvola jolly. Un'altra cosa che fa questo prodotto qui è che protegge l'impianto. Allora, l'acqua ha un indice di acidità, per quanto possa essere incredibile. Comunque l'acqua è acida e corrode i metalli, che sia alluminio, che sia ferro, che sia ghisa, ok? Piano piano mangia questi metalli e l'acqua diventa prima di color ruggine e dopo un po' di tempo diventa color nero, ok? Questo inibitore qui protegge, no, abbassa il pH dell'acqua, ok? L'acqua diventa meno acida e gli impedisce di corrodere i materiali dell'impianto, così in questo modo l'acqua si mantiene pulita. Cos'altro fa questo liquido qui? Fa circolare meglio l'acqua nell'impianto, praticamente aumenta la viscosità dell'acqua. È un indice di misura che praticamente questo indice qua dice quanto può scivolare un liquido, ok? Questo inibitore di corrosione aumenta anche questo indice di viscosità e fa circolare meglio l'acqua nell'impianto. Per quello, se abbiamo un termo che è un po' più lontano, se l'acqua circola meglio, riesce a scaldare anche quel termo là. È anche antialghe, perché può essere usato anche su impianti a pavimento. Come ho detto, può essere usato sia sugli impianti nuovi che sugli impianti che abbiamo appena trattato. Trattato in che senso? Siccome questo non elimina lo sporco, quindi se è un impianto vecchio, quando andiamo a cambiare la caldaia bisogna fare il lavaggio e pulire l'impianto dallo sporco, perché le caldaie nuove a condensazione hanno i tubi più fini, sono più sensibili e bla bla bla. Magari lo spiegherò in un altro video la differenza che c'è tra una caldaia vecchia e una nuova.
Stavo dicendo che questo liquido qui mantiene l'impianto pulito. Se abbiamo appena fatto il lavaggio, va bene quando dopo aver fatto il lavaggio aggiungere 1 litro di questo prodotto qua. 1 litro perché? Perché 1 litro tratta più o meno 100 litri d'acqua. 100 litri d'acqua sono 10 termi da 10 elementi, per renderla semplice, perché possiamo fare un calcolo per vedere quanti litri d'acqua ha il nostro impianto. Se l'impianto è più piccolo di 10 elementi o più piccolo di 100 litri d'acqua, ok, 10 elementi, 100 litri d'acqua, 10 termi, se abbiamo magari 5-6 termi va bene lo stesso. Perché non danneggia le tubature, non danneggia la caldaia, non danneggia le pompe di circolazione, ok? Non danneggia assolutamente nulla. Io ho avuto un problema simile a casa mia, e praticamente si creava di continuo aria nei termosifoni ed erano rumorosi, e avevo aggiunto un litro di questo prodotto qua, l'impianto a 8 termi. E ho aggiunto 1 litro di questo prodotto qui. Al pare che funziona, cioè funziona perché non se prima magari una volta a settimana andavo a sfiatare i termi, adesso invece li sfiato una volta al mese. Consiglio questi prodotti dopo aver fatto il lavaggio e ad ogni impianto nuovo, perché anche se i termi sono nuovi, comunque un po' di metalli hanno all'interno. E sinceramente, per che ne so, se devo spendere 10.000 euro per ipotesi, no? Per esempio, se devo spendere 10.000 euro per un impianto nuovo, 30 euro di prodotto ne vale la pena perché mantiene l'impianto pulito. Ovviamente bisogna mettere anche il defangatore e l'anticalcare. Spero di essere stato abbastanza chiaro di come si usa questo prodotto qua e perché è importante usarlo e metterlo nell'impianto. Se magari avete domande, fatemelo sapere nei commenti. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!